Amici, abbiamo oggi l'opportunità di avere con noi una poetessa, Stefania Cavazzon, sorella del celebre artista friulano Giovanni Cavazzon, e siamo ancora insieme a lei, come la settimana scorsa, per parlare della poesia. E questa volta per cercare, professoressa Cavazzon, di accentuare i rapporti che ci sono tra la poesia e l'arte della figurazione e l'arte della creatività manuale. Lei li vede questi rapporti? Perché io, quando penso a Pierpaolo Pasolini, che era anche un pittore e disegnatore, quando penso a Giuseppe Zigaina, che è scomparso nelle settimane scorse, e purtroppo questa è stata una grande perdita per il Friuli, che è stato, oltre che un grande artista, anche un grande protagonista della letteratura. Quando penso allo stesso Eugenio Montale, un nome classico, premio Nobel per la letteratura nel 1981, ma anche simpatico e interessante disegnatore, ma persino Giovanni Pascoli, un altro artista, poeta, che si perde nelle memorie del mondo della scuola, che ha saputo disegnare a casa sua. A San Mauro Pascoli ci sono anche dei disegni di Giovanni Pascoli. Allora, ecco, le chiedo, scusi se l'introduzione è stata piuttosto lunga, perché vorrei far parlare lei. La poesia e la cultura figurativa hanno un confine e un incontro? Ma io direi che tutte le discipline artistiche ce l'hanno. Pensiamo alla musica, musica e poesia, ma addirittura io la trovo con l'architettura, architettura, musica, poesia, arte visiva, insomma, arte, storia dell'arte, eccetera. E c'è un nesso, è ovvio, però è chiaro che i mezzi sono assolutamente diversi, per cui cosa succede? Che poi l'utilizzo di questi mezzi dà delle diverse possibilità ai vari generi. La pittura io credo che sia che venga prima della letteratura. Ecco, prima c'è la pittura con questo impatto diretto con il fruitore, e poi c'è la scrittura che rielabora le scoperte di mondi, di dimensioni che la pittura suggerisce e le rende concettuali, perché la scrittura ha questo scopo, che è quello della concettualità, e quindi in qualche modo dovrebbe semplificare il rapporto con l'immagine. In realtà lo complica, nel senso che lo approfondisce e gli dà anche delle significazioni diverse, che sono proprio di carattere più, diciamo, sì, come dicevo prima, concettuale, ecco, perché però viene prima l'immagine, a mio avviso, per cui il poeta spesso si serve dell'arte visiva, dell'immagine, perché poi oggi se noi siamo bombardati, no, dall'immagine, perché con i mass media, TV, eccetera, con le pubblicità, questi ci sono degli sketch pubblicitari che sono artistici, pochi ma ci sono. Ecco, e il popolo, la gente si abitua alla concettualità dell'immagine, ma non riesce a entrare nella concettualità della poesia. Ecco perché la poesia è difficile, perché l'immagine ha un modo più diretto di trasmettere. La parola pretende una riflessione e un esercizio a rifletterci su, perché tra l'altro oggi il linguaggio, insomma, così è abbastanza trascurato. Noi impariamo le lingue straniere ma non sappiamo nulla della nostra, arriva a un 20% di quello che è la lingua italiana in genere. Ecco perché io insomma sono molto legata a questa attività, oltre al fatto così che ormai è diventata una vera e propria professione, ma ci sono legata perché recupera una lingua che stiamo buttando per avere dei rapporti
attraverso lo studio di altre lingue che sono però abbastanza superficiali, perché è difficile imparare una lingua straniera al punto da poter comunicare cose che molto interiori, molto, molto profonde. Insomma. E quindi tutta la comunicazione si è appiattita. Ecco perché è interessante la poesia, perché la poesia recupera la possibilità invece di approfondire il rapporto con la lingua, soprattutto con la madrelingua. Senta, tra le migliaia di pagine che lei ha scritto, io le chiedo un'operazione difficilissima, di sceglierne una e di leggercela, affinché chi ci segue da casa possa per qualche minuto godere di questa pienezza della parola. Allora, visto che vengo da Parma e visto che Parma e Verdi sono si identificano, si vogliono a tutti i costi identificare, diciamo, e vi voglio leggere una poesia sulla musica di Verdi. Io ho scritto questo testo che si chiama Musicae, che significa musica in greco. È un testo di soli 17 autori, sono 17 poesie, ogni poesia è un autore. Ovviamente si tratta dei grandi nomi della storia della musica, da Bach fino a Satie, eccetera. E c'è Verdi, e quindi vi leggerò. È un Verdi che è molto parmigiano. Roncolo di Busseto. Sì. L'ultima civetta così cantò, e dipanando nella nebbia palpitanti misteri di una Atena amorosa. Di tanta foga il lupo si sfiatò, non più famelico, ma vinto da zotica tagliola. Con tale bizza cinguettò la rondine mentre sloggiava da questo emisfero. La stessa aria pianse l'uomo nel morire davvero. Se un sentimento forte resta a consumare il suo benigno sole, e cielo e luce di mezzogiorno gli faranno festa, e notti fosche o esilaranti stregonerie, burle ed incanti, così si leverà l'orchestra in questo gioco eroico sugli assordanti specchi dove grandeggia il coro. Bene amici, abbiamo voluto tentare, perché quando la poesia racconta se stessa, e forse uso un verbo improprio perché la poesia canta e non racconta, quando la poesia comunque viene chiamata, certamente le parole dei commentatori si spengono o debbono imparare a tacere. È quello che cerchiamo di fare noi nel momento in cui vi presentiamo Stefania Cavazzon, questa sensibile poetessa di Parma che abbiamo avuto la fortuna di incontrare qui a Udine nei nostri studi. Arrivederci a giovedì prossimo.